Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi nuovo appuntamento con la nostra serie di Minecraft. Stavo morendo, scusate se ragazzi. Allora signori, nuovo video, nuovo appuntamento. Prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che date alla serie e al canale. Ovviamente ci sono video che vanno di più e video che vanno di meno, ma io vi apprezzo sempre per tutto quanto il sostegno che date. Che ci fa sta graffiante bro qua? Via, 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 facciamo pulizia, signori. E cosa stavo dicendo? Ovviamente se ricordo lui è vivo, sì, dovremmo dare un nome anche a questo povero psicopatico che gira sempre lì dentro, però va bene. Prima di partire, signori, con il video vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e, signori, tutto dipende da voi, io il mio impegno ce lo sto mettendo, vediamo se riusciamo a raggiungere questo traguardo. Detto di questo, signori, che cosa facciamo nel video di oggi? Allora, io ho ancora l'inventario pieno del ritorno dal Nether e non ho la minima intenzione di andare nel magazzino a svuotarlo, ma non ci penso minimamente, signori, quindi buttiamo tutte cose qua dentro. In maniera molto rapida e veloce, questo ce lo teniamo, le mele, le frecce ci servono, il blocco di neve no, perché ci serve per l'obiettivo che faremo oggi, ovvero crafting table, me ne basta una, zio, l'altra buttala qua dentro, la sella non mi serve, la ghiaia ancora meno, sì, leva tutto, leva decisamente tutto in maniera veloce. Il diamantozzo però lo mettiamo al posto dei diamantozzi, non qui ma qui. Ok, bella così, perché sono separati? Dai, è così. E ok, signori, cosa faremo nel video di oggi? Nel video di oggi, come avrete letto dalla descrizione, dal titolo del video, signori miei, andremo a creare una compagnia, una piccola compagnia in questo nostro villaggio solo e desolato. Ovvero andremo a creare un bellissimo pupazzo di neve, signori. Dici, ma cosa ti serve un pupazzo? Assolutamente a niente, signori, assolutamente a niente. Però una volta che abbiamo recuperato la neve, dico, perché non farlo? Può essere una cosa simpatica. Dove lo facciamo? Lo facciamo, signori, lo facciamo qui, in questa zona di qua. Ebbene sì, lo sfrutteremo questa zona di qua, perché fare qui un'altra farm di alberi non ha senso. Ma se una farm di alberi la faremo qui. Se un giorno vogliamo continuare ad allungare la farm di alberi, al massimo qua sapete cosa potremmo fare? Potremmo allungare questo braccio di qua e mettere un albero di ogni tipo. Questo si potrebbe fare, mettere un albero di ogni tipo, così avremo praticamente questo lato di qua circondato da tutti i tipi di alberi praticamente. Alberi da giungla, alberi di quercia, alberi di betulla, alberi... non è brutta come idea, non è brutta, non è per niente brutta come idea, ma non perdiamoci in chiacchiere. Allora, intanto seminiamo un altro bellissimo alberello di... che cavolo sei tu? Di giungla. Dai così, fai così alberello, anche se spero che qualcuno cada da là sopra. Allora, lo faremo qui, lo faremo bello ciccioso, quindi lo faremo con i tronchi da giungla, ovviamente abbinati anche ad altro. Questo che legno? Questo è bianco, questo è betulla, sì. Questo deve essere... allora... abete, acacia. Cosa ci abbiamo di mangrovia? Non l'abbiamo mai utilizzato. Abbiamo questo nero. Abbiamo un altro po' di betulla. Utilizziamo la betulla, signori, che ne abbiamo in modalità aiosa. Perché con quello nero, poi sapete che con quello scuro, se lo trasformiamo tutto, tanto dobbiamo semplicemente intanto farci la struttura attorno. 37 mi basta, una voglia. Puff, se mi bastano. Allora, iniziamo a mettere un giro di legno, non di questo, mannaggia a me. E a che non sto attento quando faccio le cose. Me lo recuperi cortesemente? Grazie, perfetto. Iniziamo a fare un giro di questi di qua. Limitiamo la zona. Quanto sarà grande la zona in cui il nostro omino si potrà muovere? Beh, ovviamente dovremo fargli un recinto, quindi diciamo che qui ci sarà tutta una zona fatta con le staccionate, quindi diciamo che sì, da qua mi sta bene, mi sta bene. Quindi diciamo che 1, 2, 3, 4 e 5. Sì. Quindi diciamo che lo spazio lui per muoversi sarà fondamentale. Sarà qui 1, 2, 3, 4 e 5. Perfetto. E di qua andiamo a chiudere. Andiamo a chiudere di quanto? Andiamo a chiudere di quanto? Abbiamo fatto di 5, potremmo fare un 5x5, no? Allora, questi sono 1, 2,
3, 4 e 5 all'interno, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Questo sarebbe l'interno, no? Sì, perché 1, 2, 3, 4 e 5. Perfetto. E qui così andiamo a chiudere. Questa, diciamo, è la zona in cui andiamo a mettere, tra l'altro, le fence o le staccionate, che dir si voglia. Effettivamente, mettere legno scuro sotto non ha molto senso, perché lui comunque si muoverà e andrà a coprire tutto. Quindi direi ci mettiamo tranquillamente la terra, tanto chi se ne frega. Anzi, poi ci mettiamo anche un blocco di terra verde al centro, così mi diventa tutto bello verdoso. Così anche se lui non dovesse camminare ovunque, ci sarà comunque la terra verde. Solo che io forse non ce l'ho, più che non ce l'ho, mi secca terribilmente andarlo a prendere là sotto. Quindi recuperiamo il piccone con Silk Touch. Che, signori, purtroppo piccone di ferro. Dove sta il mio piccone con Silk Touch? Tocco di velluto, perfetto. Recuperiamo un pezzettino di erba verde. Dai, così. E purtroppo, signori, ritornando dal portale del Nether, ho trovato le tartarughe. Ebbene sì, signori, ho trovato le tartarughe, ma purtroppo non avevo il piccone con Silk Touch, quindi non ho potuto farle riprodurre e non ho potuto prendermi le uova. Quindi prossimamente rifaremo una piccola, mini, piccolissima spedizione in quella direzione di là per andare a recuperare le uova di tartaruga. Dobbiamo recuperare le uova di tartaruga. Allora, direi che no, qui la torcia non ce la posso mettere. No, 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 no. Dobbiamo fare le staccionate. Ne ho io staccionate là nel magazzino? Forse sì, forse no, non lo so, ma è inutile fare sempre staccionate nuove. Andiamo a vedere. Tanto ci vogliono 5 minuti a salire. Dovremmo fare l'ascensore d'acqua pure qua, signori, perché questa scala è graziosa. Però a lungo andare rompe un po' il cazzo. A lungo andare, però, ancora non siamo nella fase a lungo andare. Allora, qua dentro io ho delle staccionate di quercia scura. Perfetto, ne abbiamo già 11. Staccionate di quercia normale, no, perché no, no, va bene così. E va bene, direi che va bene. Mucca, ti levi, grazie. Siamo morti male? No, è scesa la notte, ma a noi frega poco. È vero, la pioggia è fastidiosa, lo capisco, vi capisco, e quindi andiamo a dormire. 11 tanto non ci basteranno mai, 11 staccionate, quindi facciamone qualcuna in più. Nel dubbio, così subito, senza indugio e senza dolore. Facciamone magari, toh, tanto mi basteranno mai tutte queste? Non penso proprio, signore. Non penso proprio. Altre 20 mi bastano? Ma mai nella vita, ma proprio mai nella vita. Ne facciamo altre, dai, queste così dovrebbe bastarmi, dai. Dai. 26 mi bastano, signori. Non mi bastano mai, non mi bastano. Oddio, in matematica ero bravo una volta. Ora purtroppo col tempo, con gli anni, mi rendo conto che non so più fare i calcoli. Ok, la lasciamo un attimo in uno spazietto, magari così. Libero, ok. Diciamo che queste mi sono bastate. Il problema è che dobbiamo alzare per fare il tetto al nostro bellissimo pupazzo di neve, perché sennò questo mi muore dopo pochissimo tempo. Allora, diciamo che magari di 1 e 2 per forza, per forza, e poi la cosa ancora più sopra, sì. Queste quante sono alte? 1, 2 e 3. Sì, 1, 2 e 3, per forza. Per forza di 3 devono essere fatti. Quindi diciamo che me ne serve un altro pochetto che però non so quantificare. Un altro pochetto che non so però quantificare, perché così me ne dà 6, giusto? Sì, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, mi bastano, signori. Sono riuscito a quantificare al volo il calcolo matematico che mi mancava. Allora, leviamo questa terra. Ok. Mettiamo questa e vediamo se ci riesco. Ah, l'ho messa. Ok. Idem con patate qui. 1 e 2. Ok. E me ne avanza una. Ottimo.
No, non me l'ha messa, bastardo. Ok, adesso ce l'abbiamo. Ora, per non... esagerato. Un po' esagerato mi sembra, ragazzo mio. Ora, per non fare cose troppo pesanti, facciamo intanto un tetto di foglie. Intanto un bel tetto di foglie. E questo albero della giungla cresce proprio a puntino, signori. Lui e il suo fratello qui a fianco. Proprio a puntino, proprio non chiedevo di altro. Lui e il fratello a fianco pure saranno partecipi di questo progetto. Ok, penso che con 57 ce la facciamo. Sì. Guarda qua quante ce n'è, cazzarola, raccoglile tutte. Okay, uno stack di foglie mi basta e mi avanza come niente. Allora, mettimi un poco di terra qua fuori, così evitiamo di rompere l'erba che in teoria dovrebbe crescere fra poco. Perfetto, e iniziamo, facciamo tutto bellissimo, il nostro bellissimo tettino qui sopra. Ora, qual è il progetto finale? Il progetto finale sarebbe quello di sopra questo... No, lì, mannaggia! Sopra questo tetto di foglie farci una pixel art di un pupazzo di neve. Così quando faremo le mappe dall'alto si vede che qui c'è il nostro pupazzo di neve. Lo faremo mai? No, rimarrà un progetto incompiuto? Sì, signori, decisamente sì. Perché già solo a pensarci che dovremmo fare tutto quel discorso lì di neve con la lana, già mi vengono i brividi. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Chiudiamo questo giro centrale. Ok, così. Perfetto. Uno e perfetto. Due. Mi sta venendo il dubbio se noi abbiamo le zucche, signori. Quello potrebbe essere un problema. Le troveremo. Ok. Scendiamo di qua. Perfetto, recuperiamo questi. Vabbè, li rompo tanto. Ne abbiamo in modalità aiosa. Aiosa. Ne abbiamo aiosi di queste piante. Perfetto. Io direi, ce l'abbiamo un centro. 1, 2, 3, 4. Sì, abbiamo il centro. Quindi direi di mettere qui nel centro una bella torcia. Così illuminiamo un attimino anche la sua zona. Torcia, perfetto. Torcia. Potrebbero diventare lanterne? Molto probabilmente sì. Un giorno, signori, facciamo un video in cui sostituiamo tutte le torce e mettiamo tutte le lanterne da tutte le parti. Lo faremo? Sì. Quando? Ah, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Allora, di sicuro a me servono delle zucche. Perfetto. Allora, fai così. Me ne serve una sola. Grazie, gentilissimo. Staccionate ne ho. Perfetto. Allora, lui non dovrebbe avere problemi di caldo e umidità. Mettiamo la nostra bellissima zucca qui e la incidiamo. Ok, recuperala. Ok, e a questo punto basta mettere, secondo l'antica leggenda, il blocco di neve con... Tra l'altro qua non si sta allargando, mannaggia, è una pupazza briaca. Il blocco di neve così con la testa dello Snow Golem e abbiamo il nostro Snow Golem, signori. Ce l'abbiamo fatta. Chiudiamolo prima che il tizio esce. Ecco, già si stava a partire. Ah, e già sta a fare tutta la neve qua sotto. Abbiamo anche neve infinita in questa maniera. E siamo tutti contenti, signori. Siamo tutti contenti. Tu sei contento? Perfetto. L'importante è che siamo tutti contenti. Signori, detto questo, il progetto di oggi del nuovo coinquilino è riuscito. Io vi ringrazio per questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao! Se n'è andato lui, non gli interessano i saluti finali.